tutti, oggi ci troviamo in quello che è il cantiere del Palaghiaccio. Io ho i piedi sulla pista di ghiaccio, siamo quasi a centrocampo, un po', siamo sulla linea blu, possiamo dire così. Siamo venuti a visitare perché i lavori proseguono secondo la cronotabella, come viene detto dai responsabili e dai gestori, che si occuperanno poi di coordinare tutta l'attività sia sul lato ghiaccio sia sul lato piscine. Come potete vedere, la volta è stata completamente cambiata, tutto nuovo, la volta che era poi uno dei punti deboli del vecchio impianto, perché ricordate la perdita d'acqua quando c'era il maltempo forte. Non sono state cambiate, ma questo era previsto. Le gradine naturalmente subiranno un restyling prima del riavvio delle attività. Il riavvio delle attività che è previsto per il 28 di agosto, non è la data dell'inaugurazione propriamente detta, ma è la data in cui sarà operativa la nuova struttura, sia sul lato soprattutto sul lato ghiaccio e poi anche sul lato piscina. Ecco, la notizia di questi giorni è che il collaudo della pista del ghiaccio sarà effettuato verso fine giugno, mentre già nelle prossime settimane, quindi a metà giugno, ci sarà il collaudo del riempimento delle vasche, sia la vasca grande sia la vasca piccola, del lato piscina dell'impianto qua di via Albano. Nel resto del video vedremo anche alcuni dei luoghi, quindi degli spogliatoi, degli impianti che stanno prendendo forma in questo periodo. Anche a livello impiantistico i lavori sono costantemente all'opera e stanno procedendo. C'è qualche rischio naturalmente con le forniture di alcune attrezzature per via della situazione internazionale, però come ho detto prima, il cronoprogramma è rispettato e quindi c'è un moderato ottimismo che tutto possa infilarsi nelle tempistiche giuste, come era stato detto.